Ok, ciao a tutti ragazzi, bentornati sui canali di Just Nerd. Io sono il Mike e oggi andremo a fare un gameplay di They Are Billions, un gioco di strategia che è approdato su Steam in fase di Early Access pochi giorni fa. È già nella top 10 dei giochi più giocati e andiamo subito a vederlo. Sarà un gameplay un pochettino più lungo magari rispetto a quelli che facciamo di solito, quindi durerà un po' più di una mezz'oretta perché la modalità di gioco, l'unica che è disponibile in questo momento, è la survival game, alla quale dovremo costruire la nostra città, la nostra fortezza e difenderci da quelli che vedete qua nella splash page, che sono orde di zombie. Allora, partiamo subito, facciamo una nuova partita. Abbiamo fatto due o tre partite, no, non di più, quindi non sono ancora riuscito a vedere l'endgame, non so ancora farvi una recensione completa del gioco, però possiamo vedere tranquillamente le meccaniche. Allora, nome Survival 2 va bene, sovrascriverà, ah no, se no cancelliamo il mio, facciamo Survival 1, ok. Allora, attualmente allo stato attuale del gioco possiamo selezionare solo esclusivamente la prima mappa, The Dark Moorland, e sbloccare queste altre tre tipologie di mappa tramite il completamento della prima mappa, completandolo con uno score factor, quindi con un fattore di punteggio superiore. Ad esempio, per sbloccare il secondo ci serve il più del 20%, per sbloccare il terzo ci serve una difficoltà del più del 60%, e per il quarto, che è più difficile, completarlo con la difficoltà al 100%. Vi dico già che con una difficoltà media il gioco è molto complicato, quindi non è una cosa così semplice da portare avanti. Allora, iniziamo subito col primo, facciamo una durata dei giorni che dovremo sopravvivere, si può scegliere da 80 a 150. Basso un attimo il volume che mi sta assordando, parte sempre a canna questo gioco. Dicevo, da 80 a 150 giorni sono i giorni che dovremo sopravvivere, far sopravvivere la nostra fortezza, la nostra città alle invasioni di zombie. Survival game, quindi dovremo sopravvivere a varie ondate di zombie. E qua sotto invece facciamo 120 accessibile, e qua sotto invece popolazione infetta. Maggiore è la popolazione, maggiori sono gli zombie che troveremo nella mappa, e più potenti, più forti saranno le varie ondate. Siccome voglio mostrarvi un po' di aspetti del gioco, andiamo sulla easy, sperando di non morire subito, che vi ripeto, il gioco è abbastanza complicato. Ok, facciamo partire. Una delle prime cose che vi posso dire di questo gioco è che purtroppo molto della... questa modalità survival, molto della semplicità con la quale potrete completare la missione dipende dalla zona di partenza, quindi da dove verrà collocata la base iniziale. A volte vi gira bene, a volte vi gira male. Questa volta mi sembra che sia girata bene, nel senso che abbiamo già una buona parte del territorio, questa parte qui, che è coperta, e quindi dove possiamo non preoccuparci di fortificare. Allora, questa è il nostro quartiere generale, queste sono le nostre truppe. Abbiamo quattro arcieri e uno Space Marine, un rifuso dei tempi di Warhammer. No, un soldato con il fucile. I ranger, quindi gli arcieri, hanno una distanza, una vista più ampia rispetto al soldato, che invece vede meno distante, ma fa più male. Crea anche però più rumore, e rumore attira zombie, quindi sono comunque pro e contro. Allora, dicevo, base principale, come vedete è una villa strana, con ingranaggi, una vittoriana, molto, molto steampunk come genere il gioco. Qui in basso abbiamo la nostra minimappa, i giorni che abbiamo... mettiamo un attimo in pausa, altrimenti iniziamo già a perdere tempo. Qui in basso abbiamo i giorni che siamo sopravvissuti alle varie ondate, quindi giorno 0, 16 ore, siamo già sopravvissuti. Il centro di comando con la descrizione, abbiamo le varie risorse che fornisce la struttura, qui i classici pulsanti dove poter selezionare le varie costruzioni, tipologie di costruzioni, dopo andremo a vederle in dettaglio. E qui abbiamo le risorse disponibili, che sono persone, i coloni, lavoratori disponibili, la produzione di cibo, l'energia prodotta, oro, legna, pietra, metalli e petrolio. Allora,
Come si parte? Si parte iniziando a costruire prima diciamo sezione, prima categoria, si parte iniziando a costruire le tende dei sopravvissuti che ci forniranno i coloni, coloni che poi potremo mandare a lavorare, facciamo ripartire, coloni che potremo mandare a lavorare nelle varie strutture per produrre cibo e varie risorse. Intanto esploriamo un attimo la zona perché non abbiamo molto tempo prima che parta la prima ondata di zombie ad attaccarci, dobbiamo iniziare a cercare un modo per fortificare e delimitare il perimetro della nostra città. Allora, ecco qua sono già degli zombie, ci hanno visto, quindi poco male. Allora, intanto qua sono costruite le tende, iniziamo a produrre cibo con la zona di pesca. Mettiamo qua che produce, vedete, 16 cibo. L'area verde è l'area occupata dall'edificio. La zona di, diciamo, le risorse che andrà a sfruttare l'edificio. Non potremo costruire un'altra struttura vicino, come vedete. Adesso non è fatto per non permettere di costruire perché comprende già la zona occupata da questo edificio. Potremmo invece costruirlo qua. Non so, con il cibo potremo reclutare più coloni. E quindi espandere la nostra popolazione. Abbiamo anche la possibilità in questa seconda categoria delle risorse di costruire un capanno di caccia e quello per la legna. Quello per la legna è uno di quelli più importanti, quindi cerchiamo di costruirlo subito. Lo mettiamo qua così produce nuove legna. Questa invece è la pietra, quindi abbiamo la possibilità di costruire anche la miniera. In questo caso non ce la fa costruire perché, come vedete, ci serve 30 unità di legna, ne abbiamo solo 20. Poco male, intanto andiamo avanti a esplorare. E aspettiamo che sia finita la produzione. La zona mi sembra parecchio bella perché possiamo già chiudere un pezzo qua, un pezzo qua e andiamo a vedere di qua cosa c'è. Possiamo chiudere, dicevo, con mura, recinti e torri che dovremo posizionare per poterci difendere. Qua c'è un po' di legna, andiamo a raccogliere un po' di materiale. Allora, qui mi sembra un po' aperta la situazione. Ecco, porco cane, abbiamo già. Vabbè, mettiamoli qui, li lasciamo qua e iniziamo a sfoltire un pochettino i loro ranghi. Allora, qui già la situazione sarà un po' più complicata, potremmo chiudere un pezzettino qua e qui vediamo di arrangiarci in qualche modo, magari espandiamo la città in questa direzione. Quindi, andiamo avanti a costruire coloni. Ecco, questo è sbagliato. Mi piacciono quando non sono simmetriche. Non possiamo costruire, come vedete, attaccato perché deve esserci la possibilità di accesso alle persone che vivono lì, quindi dovremmo costruire queste case un pochettino più distanti. Man mano le posizioniamo, si crea anche il contorno estetico, semplicemente estetica della lastricato della strada. Allora, iniziamo a vedere un pochettino. Qua siamo messi abbastanza bene. Cerchiamo di produrre, ok, questo che mi interessava, che è l'edificio che permette i potenziamenti e poter fare gli upgrade dei vari edifici e sbloccare anche nuove unità come ad esempio il cecchino. Qui invece abbiamo un po' di legna, potremmo già iniziare a costruire le difese, quindi il muro. Come vedete posso costruire soltanto entro il raggio del centro di comando, ma possiamo espandere questo raggio aumentando con le torri Tesla la distanza alla quale possiamo costruire. In questo caso la piazziamo qua, quando sarà costruita potremo costruire più distante. Allora, scusate, ho un po' di raffreddore, sembra che parlo come un travione, fateci l'abitudine. Allora, cos'altro possiamo costruire? Continuiamo a costruire edifici qua, anche se qui. Beh, potremmo mettere. No, teniamo solo una linea di difesa per il momento, poi al massimo ci pensiamo dopo. Costruiamo un'altra torre Tesla di qua per espanderci in questa direzione. La mettiamo dentro. E già che ci siamo, vediamo se abbiamo
risorse necessarie. No, ci manca 30 energia. Ci mancano anche i lavoratori adesso, quindi devo costruire altre case. Vabbè, aspettiamo. Allora, qui intanto questi hanno già liberato un po' di zombie. Vediamo se riusciamo ad andare a prendere queste risorse. Poi torniamo subito indietro, perché man mano passano i giorni, inizieranno ad avvicinarsi i zombie, verranno attirati dalla luce delle nostre case. E quindi dovremo iniziare a mettere un po' di soldati di guardia. Questo qua è abbastanza semplice. Farli fuori. Ci sono anche diverse tipi di unità, cioè non ci sono soltanto gli zombie, ci sono anche quelli un pochettino corazzati, piuttosto che altri tipi di unità. Ne ho visti alcuni ciccioni molto grossi attaccarmi nelle modalità survival, quelle un pochettino più difficili. Ok, qua prendiamo il ferro e iniziamo a espanderci in questa direzione. Allora questo lo piazziamo qui così, a difesa da questo varco, e di qui invece, dicevamo, costruiamo le mura. Allora, le mura, possiamo costruire anche la porta. Piazziamo qua. E qua abbiamo costruito. E poi le piazziamo di qua, quindi ci serve già un Tesla Tower. Metteremo qui. Ok. Di qui invece ci servono altre case, ma visto che abbiamo ricercato la Wood Workshop, dobbiamo fare, facciamo anche la ricerca del cottage. Consuma oro che viene fornito dalle case, ci permetterà di costruire delle case più efficienti. Allora, qui intanto dovremmo iniziare a tirare su un po' di pietra. Quindi dovremmo mettere giù una miniera qui da queste parti. Ci mancano ancora lavoratori. Allora niente, dobbiamo aspettare che finché arrivi l'upgrade. Anche se potremmo fare l'upgrade, no, dobbiamo comunque aspettare che finisca di fare la ricerca. E allora, ecco qua, intanto è già arrivato, vedete, è venuto questo simbolo qui che mi permette di riparare tutte quante le strutture danneggiate. Qui c'è già uno zombie che tenta di entrare nella nostra città. Vediamo se abbiamo un altro qua a difesa di questo luogo. Questo allarghiamoli un attimo. Ok, dicevo, se clicchiamo qua sopra automaticamente vengono riparate tutte le strutture che sono state danneggiate. Ok, ha finito di ricercare. Possiamo fare l'upgrade sia delle tende che abbiamo già costruito, delle case che abbiamo già costruito, oppure possiamo costruire direttamente i cottage. Facciamo l'upgrade per il momento. Ci costa qualcosina di meno. E ci sta ancora. Dove dovrò? Ci ha troppo lontano. Allora, abbiamo raggiunto una popolazione sufficiente per scegliere il nostro primo sindaco. Il nostro primo sindaco può essere Carmine Piper o Paul Mount. Allora, Carmine ci dà più 3 al cibo, lei qua invece ci dà 10 mura e la porta. Ma faremo questo, così possiamo già rinforzare questa zona. Allora, lo troviamo qua nei bonus, vedete che si è aperta una nuova categoria, nei bonus. Mettiamo giù prima la porta centrale, con il tasto tab potete ruotare le mura e gli edifici. Allora, ho scelto le mura perché facendo così possiamo già costruire anche le torri e iniziare a piazzare qualcuno di guardia, che male non fa. Prima di perderlo. Allora, qua cosa ci serve? 12 legna, ci serve un po' di legna. Andiamo a prendere la legna qua. Ci arriviamo a costruire là? Ci arriviamo. Però qua è 8, qua è 9, qua è 11. Ci converrebbe metterla qui così. Quindi ci serve un'altra torre per arrivarci. Arriva un altro zombie, vedete che pian piano iniziano ad arrivare. Allora,
Questo lo metto qua e il ranger lo mettiamo su una torre. Poi abbiamo detto che ci serve un'altra torre che piazzeremo qua. E possiamo fare anche. Allora, come siamo messi? Cibo siamo messi abbastanza bene. Energia inizia a scarseggiare, dovremmo costruire queste turbine per poter produrre energia. Non abbiamo risorse, ci tocca aspettare. Attenzione, building completed. Stiamo. Ah, cavolo, ci serve legna. Ci servono lavoratori. Mettiamo i lavoratori. Quindi costruiamo anche l'energia. Legno 20, ci tocca aspettare che vada a 20. Intanto, no, eccolo qua. Allora, questo lo posizioniamo lontano, fuori dalle scatole, in un posto dove non dà noia. Non importa dove lo collocate, anche se non c'è vento, produce comunque energia. Produce 30 unità di energia, quindi dovremmo essere a posto almeno per qualche struttura. Dobbiamo sempre aspettare legna perché purtroppo non abbiamo ancora fatto la seconda segheria e ci tocca aspettare. Nel frattempo, dicevo, proviamo a mandare in esplorazione il ranger qui sopra per vedere se. Allora, qui penso che si riesca a chiudere. Sì, lì si riesce a chiudere, mentre di qua. Ottimo, un'altra strettoia. Va bene, sì, dai, è fattibile la cosa, riusciamo a farcela. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che ci servono lavoratori per poter costruire la segheria e produrre più legna. Nel frattempo abbiamo tanti soldi, facciamo un'altra ricerca, ricerchiamo le fattorie che ci permettono di posizionare tanto, di ricevere tanto cibo dalla loro produzione. Poi ci sono anche, vi faccio vedere già che aspettiamo, altre ricerche, c'è la torre per segnalare l'eventuale arrivo, esplora una grande porzione di mappa e segnala l'arrivo di zombie, le trappole, i pali e le palizzate per rallentare gli zombie, il mercato che ci permette di ridurre il cibo necessario delle strutture residenziali nelle vicinanze, il secondo edificio che ci permette di sbloccare nuove modalità di ricerca che è relativo alla risorsa della pietra. Il soldato, il cecchino, quello che vi dicevo prima, e la ballista che è una torre automatica che spara automaticamente agli zombie. Allora, siamo arrivati ad avere i lavoratori necessari, lo facciamo l'upgrade anche di questi due, per sicurezza, siamo ancora lavoratori, aspettiamo l'upgrade. Oh, finalmente. Piazziamo, dicevamo 11, che era qua, di più non riusciamo. Andiamo a piazzare un 9 qua e un. Ci arriviamo? Rischiamo? No, dai, mettiamo 11 direttamente, tanto. Non andremo molto avanti con questo gameplay. Allora. Torre, piazziamo una torre, un paio di torri anche qua. Ovviamente abbiamo finito già la legna, però almeno una l'abbiamo per posizionare l'arciere. E poi dobbiamo espanderci alla svelta di qui perché siamo già al decimo giorno e fra poco arriverà la prima ondata di zombie. Che non dovrebbe essere complicato sconfiggere, basta che arrivi da una parte dove c'è la palizzata. Perché se arriva qui dove c'è campo aperto, siamo in merda. Quindi. Attenzione, Tesla building Tower, completed.
per espanderci nella zona. Non abbiamo ancora costruito la miniera per produrre pietra. E ci serve anche il cibo, ci serve, che possiamo produrre, come dicevo, con la fattoria. Produce in grande quantità, cibo in grande quantità, ma ha una limitazione. Bisogna posizionarlo in un campo verde. Qui è tutto terriccio. Dovremmo, forse qui riusciamo a prendere qualcosa. Vediamo, aspettiamo i 30 unità di legno per vedere se riusciamo a costruire qualcosa. Se no, dovremo posizionarla in questa collocazione. Intanto questa la mettiamo a difesa di questo varco. Se gli zombie raggiungono i vostri edifici, le vostre costruzioni, fatta eccezione per ovviamente i muri e le torri, infettano le persone che ci sono al loro interno, che diventano a loro volta zombie, e pian piano si diventano una grande orda che è impossibile da battere, a sconfiggere. Allora, vediamo. Questa sarebbe una bella posizione, 60, qui 28. Beh, anche 42 qui, che siamo meno esposti. Dai, piazziamola qua intanto. Vedete, si è posizionato il grano. E abbiamo, quando sarà completato, avremo parecchio cibo da poter utilizzare. Allora, Tesla Tower, continuiamo l'espansione perché dobbiamo andare a coprire questi tre varchi. Qui tra l'altro c'è anche, non è che c'è un passaggio, vero? C'è anche del metallo che ci serve per poter addestrare prevalentemente. Si passa di qua? No, è tappato per fortuna. Rischio. Dicevo, serve metallo per produrre prevalentemente soldati armati. Allora, voglio tappare questo varco. Lavoratori, casettine abbiamo un po' abbandonate. Dobbiamo iniziare a fare un po' di casettine. Le piazzeremo. Per non dare noi, le piazzeremo poi così. Allora, come siamo messi? Come siamo messi? La miniera devo ancora costruire. Questa intanto la piazziamo sulla torre che aveva finito prima. Piazzandola sulla torre semplicemente il range d'attacco aumenta. Vede anche più distante. Per sicurezza, il backup, di tanto in tanto vi fa il backup automatico del gioco. Anche se in Early Access non ha particolari problemi, se non che giocando su Windows 10 ho dovuto impostare in modalità compatibile l'eseguibile, in modalità compatibile Windows 7 l'eseguibile, perché altrimenti il gioco non partiva. Però, a parte quello, bug non ne ho riscontrati. Allora, ok, miniera, dai, facciamo sta miniera che continuiamo a dirlo, non l'abbiamo ancora fatta. 5, 6, 5, 5, 4... Vorrei piazzarla qua, però se la piazzo qui poi non riesco a costruirne un'altra, quindi piazzerò una qua e comunque non riesco a costruire. Bravo, complimenti. Perché non riesco a costruire? Ah no, perché non ci sono abbastanza risorse, quindi vediamo se quando arrivano le risorse possiamo costruirne un'altra qui vicino. Allora, cosa stavamo facendo? Stavamo cercando di tappare di qua. Tappiamo, cerchiamo di tappare prima che arrivi. Vi faccio vedere solo la prima ondata, non voglio fare un gameplay troppo lungo. Quindi iniziamo a costruire le difese, direi da qua, perché non possiamo costruire sopra le risorse. Dopo ovviamente, man mano proseguite nel gioco, le varie palizzate o le distruggete, o meglio lasciarle in previsione di qualche attacco massiccio che sfondi le vostre prime linee, e andate ad includere le altre varie risorse che vi servono. Qui facciamo senza mettere una porta, non ci interessa. Mettiamo solo una bella palizzata per difendere questa zona con
paio di torri. La difesa. E questa siamo a posto. Mentre di qua invece siamo ancora lontani con le nostre torri. Dai, legno, legno, su, su. Direttamente qua e uno qua. Ok. Anche l'energia ci manca, quindi costruiamo già che ci siamo una torre energetica, la piazziamo. Così non ci facciamo niente. Come vedete, man mano costruite le varie strutture, la città diventa sempre più popolosa, più popolata. È molto carino lo stile grafico disegnato, niente di eccezionale, però comunque è abbastanza ispirato, carino. Allora, qua abbiamo costruito le nostre torri, piazziamo qua. Non vi ho fatto vedere ancora le altre categorie, mi sono perso un po'. Ah, avevamo ancora le mura, non ci ho pensato. Vabbè, le utilizziamo dopo. Le altre categorie sono nell'industria, possibilità di costruire anche magazzino per stoccare più risorse e altre strutture che vengono sbloccate man mano avanti nel gioco. Qua c'è il centro di reclutamento per i nostri soldati, che non ho ancora costruito perché sono una pippa. Costruiamo subito soldati, che quando andrete a reclutare andranno a far calare ovviamente i lavoratori disponibili. Allora, legno ce ne abbiamo a volontà. Andiamo avanti a costruire qui la torre e andiamo anche a costruire un'altra di qua, che cerchiamo di arrivare a tappare questi due buchi, perché ormai ci saremo, penso che non manchi molto all'arrivo dei primi, della prima orda. Allora, fattori 8, ok, costruiamo il nostro centro di reclutamento prima che ci troviamo preparati. Mura, eccolo qua, arrivano da East. Adesso poi sulla mappa ci in 7 ore ci arriverà la prima ondata. Sulla mappa verrà scoperta la zona da dove arriveranno. Allora, e arrivano da qua, quindi probabilmente attaccheranno o questo. Andiamo a fortificare queste due zone qui per il momento, con tutti i soldati che abbiamo, che sono pochissimi. Ma con le difese la prima ondata è abbastanza semplice da superare, non dovremmo avere grossi problemi. Costruiamo subito una torre nel dubbio che arrivino da lì. Vedete, qua c'è l'orda, può arrivare da sotto, da sopra. Arriverà qui sotto, quindi forse è il caso di mandare. Eccoli qua. Dovremmo avere problemi a sconfiggere la prima orda. La prima ondata è veramente minima, anche perché stiamo giocando in modalità semplice. Man mano proseguite con il gioco, le ondate diventano sempre più potenti, sempre più complicate. Le mura dovrete anche rinforzarle con due o tre. Abbiamo già distrutto la prima palizzata. Dovete rinforzarle il più possibile con due strati di palizzata. Poi le mura potrete convertirle in mura di pietra. Intanto ripariamo. Le torri potranno diventare torri di pietra. Avete delle torri automatiche, tipo la ballista, che la ballista che possiamo ricercare qua, ve la facciamo subito così vi faccio vedere. E tanti altri piccoli potenziamenti e così via, fino al, in questo caso, al 120° giorno. Se riusciamo a superare il 120° giorno, che ripeto
in modalità semplice non avete grossi problemi, ma in modalità normale o difficile è un incubo. Sbloccherete le altre mappe disponibili. Prevista dagli sviluppatori c'è già una campagna di gioco che ovviamente non è ancora stata resa disponibile. In questo momento, cioè, dicevo, c'è soltanto la modalità survival. Ma aggiornamenti ne vengono rilasciati. È stato rilasciato il 12 dicembre, mi sembra, quindi abbastanza recentemente. Aggiornamenti ne hanno già rilasciati due, probabilmente bug fix, quindi nessun contenuto nuovo di gioco. Però vedo che è attivo. Poi, essendo uno dei titoli più venduti su Steam, c'è molta attenzione attorno a questo gioco. Speriamo che continuino su questa strada. Volevo farvi vedere il cecchino anche oltre alla torre. Poi dopo chiudiamo con forse è il caso che inizio a spostare di nuovo questi. Ovviamente dopo la prima ondata gli attacchi zombie inizieranno ad essere più insistenti e frequenti. Quindi dovrete sempre stare attenti a tutte le vostre difese. Qui abbiamo detto c'è un po' di questi. Piazziamoli giù, così chiudiamo il cerchio. Alziamo anche una torre per il nostro soldatino. Così possiamo costruire in questa zona in tutta tranquillità. Qui siamo a posto, qui siamo a posto, qui siamo a posto e qui anche. Allora, ricerchiamo il cecchino e invece abbiamo già a disposizione la ballista. La ballista serve ai lavoratori. Ho messo pochissime case in realtà e la prima cosa da fare sarebbe mettere più case possibile. Abbiamo già finito il cibo? E quanto mangio? Allora, abbiamo un bel 64. Un bel 64 qui di produzione. Abbiamo anche pescherecci qui, così in zona di pesca, difficile della pesca, possiamo piazzarli. Fatte. Servono case, dicevo, servono tante case, non le ho pezzate, però la principale risorsa ovviamente sono le case da utilizzare. Ok, siamo messi bene su abbastanza tutti quanti i fronti. Dovremmo mettere giù anche un magazzino per poter aumentare le risorse. Possiamo stoccare semplicemente gameplay rapido, anche se in realtà è stato abbastanza messo bene, quindi magari la finirò anche questa partita. Allora, finiamo le ultime casette per potervi mostrare il resto. Volevo mostrarvi la ballista, che ci sono i lavoratori, quindi con le casette siamo a posto. E io volevo mostrarvi i cecchini, che anche qua sono i lavoratori, quindi dobbiamo semplicemente aspettare che finiscano costruirsi i cottage. Provo anche a costruire una miniera di ferro qui, così tiriamo sul ferro che serve per produrre i soldati cecchini. Building completed. 4, perfetto. Allora cecchini, ne costruisco 3 per farvi vedere e poi ci servono ancora case per costruire la ballista. Quindi fatto che non potete piazzare gli edifici adiacenti per lasciare lo spazio, quando la città è molto grande crea un bell'effetto tipo viottoli della Lond tipo lì Londra vittoriana, vicoli dove vedete un sacco di gente che si sposta, si muove, prende vita, abbastanza appagante anche semplicemente costruire e vedere come prende vita la vostra colonia. Intanto qua inizia a
arrivare sempre più gente. Ma noi abbiamo il nostro bel cecchino, ora se lo piazziamo sulla torre. Cecchino con un colpo fa fuori la maggior parte degli zombie. E ovviamente vede molto distante, è piuttosto lento. Oltre alle unità base terrestri, cioè sono tutte terrestri in realtà, però oltre all'unità base che potete costruire ci sono anche gli eroi, che vengono sbloccati. Per il momento mi è capitato soltanto attraverso i sindaci, perché ovviamente man mano aumenta la popolazione cambia anche il sindaco. Eroi che hanno abilità tipo, non so, lanciarazzi, lanciafiamme, più vita, personaggi unici, molto, molto carino come, come idea. E sniper is ready. I need to explode. Siamo qua. Anzi, iniziamolo qua e questo piazziamo da questa parte. Vediamo se ci arriva. Pam. Bel colpo secco, è un colpo che tira giù facilmente. Guarda, un cecchino vi fa una bella difesa su nelle prime momenti di gioco, nei primi attimi di gioco. Allora, dicevamo la ballista, volevo farvi vedere, poi credo che abbiamo fatto vedere tutto quanto. La ballista, la posizionate e il raggio d'azione è verde, ovviamente è il raggio nel quale spara automaticamente, quindi posizioniamo uno qua, quando si avvicina questa spara automaticamente. Oltre alla ballista ci sono altre tipologie di torre, un po' come un piccolo tower defense, come potrebbero essere, mi ricordo forse un Tesla Coil o qualcosa del genere, una cosa molto simile a Command & Conquer, che lanciano scariche elettriche, o almeno credo, perché in realtà non sono ancora arrivato a costruirle, ma le ho viste nell'edificio delle ricerche. Va bene, allora, questo è The Arbillion, abbiamo visto più o meno la come si costruisce la nostra prima colonia, tutti gli aspetti del gioco, non mi sembra di non aver tralasciato nulla. Come sempre io vi do appuntamento al prossimo gameplay. Adesso in questo periodo faremo magari più gameplay, visto che abbiamo abbandonato gli eventi, fa freddo, andare in giro non ci abbiamo voglia. Poi ci sono le feste, dobbiamo scartare regali. Sfrutteremo queste giornate per giocare un po' di gameplay. Come sempre, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete mi piace, solite cose, non sto qua a ripetervele. Il gioco lo trovate su Steam, costa, non costa pochissimo, mi sembra che venga sui 20 euro se non erro. Noi ce l'hanno fornito, quindi non mi ricordo esattamente con esattezza il suo costo. E io vi do l'appuntamento alla prossima. Ciao!